Toscana e Friuli Venezia Giulia unite sulla strada della medicina di precisione. A questo scopo è stato firmato un accordo tra la Fondazione Toscana Life Sciences e l'Area Sciences Park del Friuli per realizzare progetti condivisi nell'ambito della genomica e dell'epigenomica attraverso l'ottimizzazione delle infrastrutture di ricerca, il trasferimento tecnologico, lo sviluppo di reti di eccellenza nazionale e internazionale. Quello che noi abbiamo bisogno sui temi della ricerca, dello sviluppo, dell'innovazione, del trasferimento tecnologico è di creare un maggiore impatto, e un maggiore impatto si crea attraverso la costruzione appunto di collaborazioni e di reti, come per esempio previsto da questo accordo. Oggi abbiamo fatto una nuova scelta, la scelta di sviluppare la grande area culturale scientifica della genomica e dell'epigenomica. Questo vuol dire codificare, decodificare e interpretare soprattutto il genoma umano in primis, ma non solo, perché ci sono interessantissimi sviluppi e risvolti nel mondo agrario, nel mondo agricolo, nel mondo animale e quindi per diversi tipi di applicazione. Però chiaramente è la medicina di precisione il nostro obiettivo principale. Il valore vero secondo me è fare rete. Fare rete per far avanzare lo sviluppo di idee di ricerca, che poi significa che diventeranno, si spera, prodotti per migliorare la salute, ma anche per fare posti di lavoro, creare attrattività del sistema e così via. La collaborazione durerà 5 anni e si ispira al sistema Argo, un modello industriale sostenuto dai Ministeri dello Sviluppo Economico e dell'Istruzione e dal Friuli Venezia Giulia.